Noi ci siamo sempre in queste iniziative e ti saluto, benvenuto su Weekend Dance. Sì, grazie a te, grazie a voi per avere sempre tempo per queste cose. Sempre, perché sono molto importanti queste cose. Ma la stangata, a me mi viene in mente un film del 1973 con Paul Newman, Robert Redford, e vinse 7 premi Oscar. Esatto, tu sei un uomo di spettacolo e conosci questo film. Esattamente, la stangata è una truffa ben organizzata, quella che questa terra ha subito 20 anni fa e che purtroppo si ripete oggi. Una truffa che vede prima la scomparsa del Banco di Napoli, oggi 700 milioni di euro che lasciano il Sud per finire nelle mani di un fondo che serve a rilanciare il Monte Paschi di Siena, cioè un'altra banca del Nord che gode di risorse che appartengono a noi. Non è giusto, non è giusto in un momento di grande difficoltà per la nostra terra, non è giusto per i nostri giovani, non è giusto per tutti quelli che credono che il Mezzogiorno debba ripartire per far ripartire l'Italia. Infatti dice bene, dopo il Banco di Napoli non c'è una banca del Mezzogiorno. Ma non c'è una banca, non ci sono centri decisionali, non ci sono opportunità per i nostri giovani, perché ogni giorno chiude una fabbrica. Se non fai misure strutturali, se non aiuti con una banca al servizio del territorio per far ripartire questa terra, non andiamo da nessuna parte. Un altro danno enorme secondo me sarà il referendum del 4 dicembre per il Sud. Noi siamo molto preoccupati che la campagna, la reclame che ogni giorno fa Renzi raccontandoci che con questo referendum, con il sì al referendum le cose possano cambiare, qualcuno ci possa magari credere. Invece non è così, questo referendum se dovesse passare consegnerebbe semplicemente a quello che noi già vediamo ogni giorno. Le cose forse vanno bene? Le riforme che ha fatto fino a Renzi, quelle del lavoro, quelle della scuola, quelle della finanza, sono riforme che stanno funzionando? Perché dovrebbe funzionare una riforma fatta dalle stesse persone con la stessa idea, che è quella di continuare a tirare a campare, a salvare il loro posto? Sperando che si aggiusti tutto, caro Severino. È difficile, ma la speranza naturalmente è sempre l'ultimo a morire. Ma questo spetta a noi, questo spetta alla nostra capacità di fare ognuno una piccola parte, ognuno metterci qualcosa per poter provare a migliorare le cose. Uno sforzo di tutti per cambiare tutti insieme. E magari l'Oscar lo vinciamo noi. Ma questo è il più importante di tutto. In questo quadro non possiamo non prendere atto che il Meridione non ha un proprio istituto di credito, come è stato per il passato col Banco di Napoli, ma non solo col Banco di Napoli, c'è stato anche al Banco di Sicilia e più recentemente come Banca del Mezzogiorno, Banca della Campania. Sebbene queste banche fossero state, soprattutto Banca della Campania, fosse stata una sorta di scialuppa di salvataggio per un sistema creditizio che a valle del terremoto dell'80 e 81 aveva visto, come dire, una certa finanza allegra che aveva di fatto creato le condizioni perché la Banca d'Italia intervenisse come poi è intervenuta. Quindi l'occasione di stasera può essere utile da un lato non tanto per storicizzare ma per fare un po' di storia di quello che è stata la vicenda del Banco di Napoli, che però ripeto per certi versi è simile anche a quella del Banco di Sicilia, e dall'altro capire che cosa occorre fare, che cosa si dovrebbe fare e che cosa uno Stato regolatore e una Banca d'Italia che in più di una circostanza, come dire, è stata distratta deve fare trattando, quando si tratta di banche di dimensioni che rientrano ancora nella vigilanza della Banca d'Italia, e quando invece deve essere l'interfaccia tra Banca Centrale Europea e Sistema Bancario Italiano. We Can Dance, la TV degli eventi.